visto che nessuno la pubblica, vorrei proporvi una pasta al forno estiva. Una cosa semplice, a me piacciono molto le cose semplici. Gli ingredienti sono 1 chilo di pomodori San Marzano, che bisogna poi tagliare a metà. Mezzo chilo di pasta, bucatini di Gragnano trafilati al bronzo. Uno o due spicchi d'aglio da tritare. Un cucchiaio di origano buono. E del basilico fresco oppure tritato. In più, 80 g di parmigiano grattugiato di grana e 80 g di pecorino romano grattugiato. Un mezzo bicchiere abbondante, diciamo 120 g di olio di oliva extravergine. E questo è facoltativo, o una mezza birra o un bel bicchiere di vino per lo chef, che altrimenti diventa triste. Come si procede? Portare l'acqua a ebollizione, 3-4 litri d'acqua, e versare i bucatini con 3 cucchiai di sale doppio e cuocere regolarmente, non eccessivamente al dente, alla giusta cottura. Scolare i bucatini e rimetterli nella pentola, poi condire con l'olio, mescolando delicatamente per non farli attaccare. Lasciar raffreddare un poco, aggiungere l'aglio e gli aromi. E quando la pasta diventa tiepida, per bene, oppure addirittura fredda, aggiungere i formaggi e mescolare delicatamente, altrimenti i formaggi si sciolgono. Ungere una teglia da forno e sistemare i mezzi pomodori sul fondo. Aggiungere per ogni pomodoro un pizzichino di sale. Ora versare la pasta nel ruoto, già condita, ricoprire con i mezzi pomodori che sono rimasti e anche qui aggiungere un pizzichino di sale fino. Portare il forno statico a 180 gradi e cuocere per circa 45-50 minuti finché i pomodori non si presentano ben bruscati. Questa pasta è buona tiepida ma anche fredda, il giorno dopo è ancora più buona. E buon appetito! Dedicato al canale Rita Chef con una infinita varietà di ottime ricette.